Namaste, io sono Ace the Brave e benvenuti al secondo episodio di questo Let's Play Civilization 5 in compagnia mia. È un tutorial, abbiamo fatto il tutorial spostamenti ed esplorazione e adesso facciamo il tutorial fondare città, il secondo. Il cuore di ogni civiltà si trova nelle sue città e nella popolazione che le abita. È fondamentale creare nuove città per espandere l'influenza, la ricchezza e il potere del tuo impero. Non tutte le posizioni sono adatte a fondare una nuova città. Un luogo sbagliato può ridurre drasticamente la sua espansione. Ok, vediamo di imparare come si fa. Intanto, se vi piace questo tipo di tutorial, mettete un bel mi piace. Salute a te, o grande Ramses, faraone d'Egitto, che fai sorgere il sole e scorrere il Nilo, e che benedici il suo popolo con ogni cosa buona della vita. O grande capo, da tempo immemore il tuo popolo ha vissuto lungo le sponde del fiume Nilo, dove ha concepito la scrittura e approfondito la matematica, la scultura e l'architettura, creando migliaia di anni fa i grandi monumenti che ancora oggi si erigono alti e fieri. O Ramses, il tuo popolo è sopravvissuto al tempo, mentre altre insignificanti nazioni sono cresciute e sono morte. Adesso il tuo popolo vuole che lo guidi verso la grandezza. Riuscirai a onorare gli dèi e a ridare all'Egitto il ruolo che merita, quello di centro del mondo? Riuscirai a plasmare una civiltà in grado di superare la prova del tempo? Ce la faranno i nostri eroi! Ma no, niente. Abbiamo l'impero egizio comandato da Ramsete II, o Ramses, protagonista di molti libri che andavano di moda un po' di tempo fa. No, vabbè, a parte quello. E vediamo cosa fanno. Sono costruttori di monumenti, quindi più 20% alla produzione. Quello che vedete qui è il simbolo della produzione, questo martello. Credo sia un martello, sì. Per la costruzione di meraviglie, quindi fanno più facile, hanno il carro da guerra e il sepolcro. Ok, vedo che praticamente è una cosa speciale che ci permette di saccheggiare più facilmente le città avversarie. E i carri da guerra invece è un'unità egizia. Molto molto carino, perché risponde effettivamente a come era l'impero egizio. Come abbiamo visto, l'impero greco prima aveva le città-stato come punto di forza. Ok, in questa lezione parleremo di come funzionano le città, di come si fondano e di quali sono i luoghi ideali per costruirle. Ok, abbiamo conosciuto il nostro consigliere finanziario, che come vedete ha il suo simbolo, che è questa gemma messa verticale. Si differenzia dal consigliere scientifico che abbiamo visto nella scorsa, perché aveva il triangolo. E in più faccio notare che le nostre icone sono colorate a seconda dell'impero in cui ci troviamo. In questo momento egizio, sono gialli e viola, come i Lakers. Fonda 3 città, scopri 3 meraviglie naturali, sono i nostri obiettivi. E quindi vediamo un po'. Questo è un ottimo punto per fondare una città. Ci sono cibo e risorse in abbondanza. Premi il pulsante del colono fonda città per fondare una città. Ok, grazie. E faccio notare un'altra cosa. È una buona un buon posto per fare risorse, perché se noi andiamo sotto, vedete questo, possiamo vedere alcune risorse particolari. Le risorse particolari sono quelle che l'altra volta abbiamo visto, e quale vediamo meglio, ad esempio pecore, e le vedete proprio realizzate qua, e in questa casella invece c'è del bestiame. Ma la cosa più importante è la resa. Come potete vedere, adesso sono apparse una serie di caselle. Ognuna di queste caselle ha 3 icone in diverse quantità. L'icona verde con una mela è la quantità di cibo. L'icona gialla dorata è l'oro, l'abbiamo visto l'altra volta, e l'icona invece con il martello è l'icona produzione. Se notiamo, qua intorno ci sono, sicuramente c'è, scusate che il mouse mi sta dando un po' di problemi, che lo sposto. Ok, se vedete abbiamo una quantità alta di cibo nelle zone vicine ai nostri coloni, che è questa
unità con la bandiera, mentre questa è l'unità guerrieri, se vi ricordate, con l'ascia. E abbiamo buona quantità di risorse qua in giro, quindi fondiamo pure la città qua. Un'altra cosa che vi consiglio è fondarla vicino a un fiume, o eventualmente fondarla vicino al mare, così da poterci fare una città portuale, molto molto importante. Clicchiamo il colono e vedete che tra le sue opzioni qua a sinistra ha dormi, non fare nulla, modalità movimento oppure fondare una città. Clicchiamo per fondare una città. Se posso permettermi. Certo, dici pure popolazione extra. Per costruire un'unità di coloni è necessario avere una popolazione che ha questo simbolo qua, con la faccia verde. Popolazione di almeno pari a 2. Per velocizzare il processo alla tua prima città abbiamo dato quindi una popolazione extra. Grazie. Non farci l'abitudine però, d'ora in poi le tue città partiranno con una popolazione di 1. Bene. Se noi vediamo, adesso c'è Tebe, che è stata creata tra l'altro, bello perché riempie la casella in riva al mare, e come vedete è apparsa una area di influenza, che sono le 6 caselle intorno. Queste fanno parte della mia città. E vediamo che Tebe passerà alla dimensione 2 e dalla dimensione 2 alla dimensione 3 in 8 turni. Questo è il numero della dimensione e questi sono gli 8 turni che mancano. Questa barra si riempie, quando arriverà a 3 diventerà una città più grande, quindi semplicemente col tempo. Questa è la forza di combattimento della città, a seconda di dove la costruiamo, su una collina o da altre parti, abbiamo un diverso grado di difesa. E se ci clicchiamo sopra abbiamo qualche informazione in più. Uno zoom indietro, abbiamo che la città è formata da 2 cittadini in questo momento, e uno ci è stato dato extra, vi ricordo. Questo intanto è il simbolo del nostro impero, quindi giallo e viola. 8 turni per la nascita del nuovo cittadino, e abbiamo cibo, produzione, oro, scienza e cultura, tutti quanti i dati che ci sono a disposizione. E abbiamo un più 3, che come vedete è 7 dal territorio, meno 4 consumato dai cittadini. Se noi clicchiamo, vediamo un attimo le risorse, vediamo che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di cibo. 1, 2, 3 di oro, e lo vediamo qua, 3 dal territorio e 3 dagli edifici. E come produzione, eccola qua, abbiamo 1 dal territorio e 3 dagli edifici. Quindi il fatto che ci sia un edificio qua dà più 3 praticamente a tutto. E altre cose che possiamo vedere, possiamo acquistare eventualmente una casella. Queste 2 sono disponibili per l'acquisto, ma non lo faremo subito perché questo costa un po' di soldi. Infatti se ci clicchiamo ci servono 50, dalle 50 alle 100 monete per poter comprare una delle caselle qua attorno. E mentre credo, questo non sono ancora sicuro, ma che quando seleziono Tebe queste 2 caselle diventeranno mie, sì, 15 turni all'espansione dei confini. Vedendo che è una scritta viola, probabilmente questa è l'espansione dei confini. Tra 15 turni ci sarà questa espansione e quindi ci sarà un ingrandimento naturale della città. Vediamo per quanto riguarda la produzione. In questo momento cosa abbiamo? Abbiamo la... ogni città può produrre un qualcosa, che può essere o un'unità, in questo caso abbiamo coloni e scout. I coloni servono a fondare altre città, e invece gli scout servono ad esplorare più velocemente il territorio. Il tuo consigliere militare ci raccomanda questo oggetto, e il tuo consigliere estero raccomanda di costruire questo oggetto in modo da poter comunicare con gli altri anche l'estero. Vedete che anche questi hanno dei simboli particolari. Militare ha lo scudo rosso e il consigliere ha questo ottagono viola. Quindi anche ricordarsi bene questi elementi grafici aiuta veramente tanto. Oltre alle unità possono essere costruite meraviglie, edifici, tante cose diverse. Ma noi facciamo il colono perché come obiettivo abbiamo fondare 3 città, quindi facciamo pure un altro colono e ci metterà 4 turni. Come vedete qua c'è l'icona del colono e l'icona dei 4 turni. Un'unità attende ordini e un'unità di guerrieri, e adesso la muoviamo per esplorare un pochino, quindi muoviamola pure qua sopra e turno successivo. Come vedete abbiamo delle montagne qua sopra e sono anche nella mappa qua sotto. Di qua abbiamo, come vedete dalla cartina, abbiamo del mare, quindi in teoria non dobbiamo esplorare da quella parte, ma possiamo muoverci sempre più lontani da questa parte. Dobbiamo scoprire 3 meraviglie naturali.
Turno successivo, perché qua non abbiamo nient'altro da fare. Una cosa che faccio notare, un secondo, è che adesso questa barra è diventata nulla, perché sto costruendo la nostra unità. Quindi 14 turni per espandere il confine, ma per espandere la città dobbiamo restare fermi. Credo che questa stagnazione che c'è scritto qua sia determinata dal fatto che adesso sto producendo un colono. Non ne sono sicurissimo, ma comunque abbiamo... ok, si può anche fare una coda di produzione eventualmente. E abbiamo il colono che, come vedete, è da questa parte, ha un terzo del suo lavoro eseguito, un po' più di un no un po' meno di un po' più di un quarto, scusate, perché ci mette 4 turni. Turno successivo di qua notiamo che è diventato 2, e notiamo che nel prossimo turno arriviamo fin qua e poi arriveremo a completamento, e continuiamo ad esplorare invece con i nostri guerrieri. Turno successivo ancora, qua manca un turno solo per poter costruire i nostri coloni, e muoviamoci qua lungo la costa. Ok, abbiamo i nostri coloni in questo momento, e diamo un'occhiata alle risorse che ci sono, no scusate, non le risorse ma a queste risorse. E qua abbiamo, come vedete, ci vengono detti dove costruire una città, ad esempio là, e quindi ci possiamo muovere per arrivare fino qua e costruire una città qua, perché a quanto pare ci sono delle... Ti consiglio, questa posizione fornisce un buon accesso alle risorse di lusso che, una volta migliorate, aumenteranno la felicità del tuo impero. Direi che non mi sembra proprio un buon punto, ma fidiamoci pure. Una cosa è... io sono ho preso l'abitudine a giocare con l'icona delle risorse aperte, ma proverò a giocare a chiuso, perché così potete guardare, impareremo a riconoscere, ad esempio qua ci sono le pecore, quindi riconosceremo anche questo punto di vista. Muoviamo pure i coloni, muoviamo anche i nostri guerrieri per vedere cosa c'è. Ah ok, c'è un fiume anche qua, e ci sono anche delle tinture, delle pecore e un sacco di risorse, eccole qua, cibo e oro, molto bene. In più possiamo scegliere la produzione, come vedete c'è stato detto, ci viene sempre detto che c'è una nuova costruzione da poter fare. Adesso abbiamo solo, visto che abbiamo appena finito il colono, ok, e possiamo costruire un'altra unità. Facciamo un'unità di scout, e turno successivo. Voi vi devo muovere in questa direzione, vediamo quanto ci mettete a arrivare qui, ci mettete 4 turni, quindi andiamo pure. E gli lasciamo, come vi ricordate, l'azione, nei prossimi 4 turni avrà delle azioni da fare. Muoviamoci con il nostro... Qua ci sono dell'argento addirittura, un sacco di risorse come potete vedere. 3 di cibo, 3, tanto cibo. Qua potrebbe essere molto ideale, però ci sono le tinture in questo momento. Forse qua c'è frumento. Se io clicco, vedete che ci sono tante icone di quelle di questo tipo. Quindi molto bene. E torna alla città ancora. Muoviamoci qui. Ok, siamo anche in riva al mare. Quindi vediamo un attimo. Ah sì, ok, mi dice turno successivo perché loro hanno già posizione per muoversi. Vedete anche qua c'è scritto che potrei eventualmente annullare. Ok, le raccomandazioni le lasciamo. Possiamo eventualmente togliere la griglia esagonale anche per vedere ancora meglio il territorio. E turno successivo ancora, perché qua ci metterà ancora un po' di tempo. Faccio notare che se non costruiamo coloni, la città, vedete, continua a espandersi. Quando costruiamo qualcos'altro, ad esempio gli scout, la città adesso ha 5 turni per diventare di livello 3, in sostanza. L'unità che attende ordini è qua sopra, quindi continuiamo a esplorare in questa direzione. Turno successivo. Ok, qua abbiamo anche dello zucchero.
e abbiamo i nostri coloni che sono arrivati alla posizione. Se io seleziono, faccio notare che se io seleziono i guerrieri non mi viene detto la storia della città, ma adesso sì. Diamo un'occhiata di nuovo alle risorse e a questo tipo di risorse. Se faccio la risorsa e la città in questo punto, ho dovete vedere le 6 caselle attorno, ho queste due vicine, ho un po' più di produzione, mentre se invece mi metto qua ho un po' più di cibo. Mettiamoci pure da questa parte del fiume e fondiamo una città di qua. Abbiamo fondato Memphis, no Memphis, mi raccomando. E se andiamo a vedere le caratteristiche della città, abbiamo produzione 1 solo dal territorio, 1 totale sto notando, 5 meno 2 1. Vedo comunque che abbiamo 5 meno 2 di cittadino consuma 2 unità di cibo a turno ovviamente, e ne produciamo 5. Però se guardiamo un po' il territorio, vedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in teoria. Forse dobbiamo conquistarle, tra virgolette. Lo capiremo forse nel prossimo turno. Facciamo, vedete che adesso per costruire invece le unità ci mettiamo tanto. Perché abbiamo, costa praticamente 25 di produzione, noi abbiamo uno solo di produzione, quindi ci metterà 25 turni. Pensavo prendesse queste, ma vedremo più avanti. Mettiamo pure in produzione un colono, tanto non abbiamo nient'altro da fare, e lui lo muoviamo in questa direzione per vedere se scopriamo qualcosa. Ecco una cosa che abbiamo scoperto, una meraviglia naturale, comunque la naturazione, ha scoperto il cratere di Barringer o Barringer, e questo ha aumentato la felicità del tuo impero, resa se lavorata 2 ori e 3 punti in cultura, che sono di questo tipo, c'è una beuta qua sotto. Qua c'è il cratere, adesso ci andremo vicino, vedete, il cratere di Barringer. E questo viene segnato sempre. Grazie. Poi ci avvicineremo anche, già che ci siamo. Qua è stata fondata l'unità di scout, è stata realizzata l'unità di scout, quindi possiamo già scegliere un'altra produzione e mettere un terzo colono. Mentre con la nostra unità di scout ci possiamo muovere in questa direzione. Tu ti avvicini ancora di più al cratere, eccolo qua. Come vedete qua c'è il cratere, che occupa una casella sola, tra l'altro. Voi scout continuate lungo la costa da questa parte, e voi guerrieri continuate da questa parte. Continuate da questa parte e continuate da questa parte. Vedete, mi muovo di meno perché c'è della foresta, della giungla in questo caso. Ci muoviamo qua sopra. Abbiamo del lavorio perché c'è un elefante. Con i coloni puoi fondare nuove città. Invia il colono in una regione fertile e fonda una nuova città. Dobbiamo vedere soprattutto, per fondare una città, per poter crescere una città deve essere circondata da caselle che forniscono cibo di qualità, quindi conviene fondarla vicino ad abbondanti risorse alimentari, quindi stiamo attenti di più a questa piuttosto. Ok, vediamo selezionandola dove posso costruirla. Potrei costruirla qui, potrei costruirla qui. Vediamo come siamo come resa. Neanche male. Vediamo se c'è un altro posto che abbiamo scoperto da questa parte invece. Non mi sembra, però vedete 3 punti cultura da questa parte, che era la nostra cosa fondamentale. Quindi muoviamoci. Muoviamoci di qua. Sì. E scegliamo anche la produzione, già che ci siamo, produciamo un'altra unità di scout. Togliamo pure questa icona e andiamo a esplorare ancora di più, che è finita la mappa in questo momento, quindi bene. I nostri scout possono muoversi da questa parte. I nostri coloni possono muoversi da questa parte.
E tu puoi muoverti giusto da questa parte per poter esplorare. Ah, non vedete qua perché c'è la giungla. Abbiamo scoperto un'altra meraviglia naturale, che è la grande mesa, e questa se lavorata dà 2 di produzione e 3 di oro. Vedremo più avanti come funzionano queste cose. Voi potete fondare una città qua, ad esempio, ci viene consigliato, e mi sembra una buona questo punto mi sembra una buona posizione, quindi muoviamoci pure qui in 3 turni. Voi potete cominciare a tornare indietro. Eccola qua la grande mesa. E abbiamo la nostra unità di coloni che si sta muovendo da sola. Faccio notare che è passato del tempo e come vedete la città è in questa direzione. Vedete? Tra altri 23 turni ci sarà un'espansione da questa parte invece. Quindi sta aumentando la sua influenza in sostanza. E muoviamoci con l'unità di scout lungo la costa da questa parte. Ok, quindi finisce qua. I nostri guerrieri invece possono andare verso Menfi di nuovo. E i nostri coloni dovrebbero essere arrivati al punto. Quindi fondiamo la terza città qui. Ed è Eliopoli. Vediamo un attimo le sue caratteristiche. Ha più 3 di cibo, dato dal territorio. 5 di cibo solo dal territorio, vedete 1 e 2. E se notiamo, un secondo, vedete, da questi più questi, ma tutte le altre aree sono, questa è un'oasi, quindi ci permette di avere il cibo, queste invece devono essere lavorate in sostanza, e vedremo più avanti come si fanno a lavorare. Stessa cosa con le aree che abbiamo visto nelle altre città. E scegliamo la produzione, facciamo uno scout anche qua, perché così sfruttiamo appieno tutto quanto. Togliamo l'icona e torniamo al turno successivo. Voi intanto continuate pure a muovervi. E anche voi tornate pure a Menfi. Voi esplorate. Abbiamo una produzione che... abbiamo prodotto un'altra unità di scout, quindi possiamo anche con questa muoverci a cercare di esplorare e trovare l'ultima meraviglia naturale che ci serve. E costruiamo ancora scout perché abbiamo finito i coloni che ci servono. Vedete, molto carino questo tipo di tutorial, mi piace molto come è fatto, veramente. Ah, la nostra unità... Non ho mosso questa unità qua. Devo capire perché. Muoviamoci in questa direzione. Qua abbiamo addirittura dell'oro. Qua abbiamo delle volpi, che pellicce vuol dire. Vi muovo di qua per scoprire anche quel punto. Turno successivo. Eliopoli è cresciuta adesso e Menfi è anche cresciuta. Quindi in sostanza adesso se io clicco su Eliopoli... Ah, il numero di cittadini. In questo momento il mio cibo è a più 3 perché dal territorio ho 7. Però dai cittadini ho meno 4. Quindi questo è anche il numero di cittadini. Aumentano e ognuno va a occupare una delle caselle che fanno parte della città. Stessa cosa probabilmente per quanto riguarda Menfi. Adesso andiamo a vedere. Menfi ha un valore più 2 adesso, perché è più 8, come vedete, ha 3 cittadini, 1, 2 e 3, e ha più 8 dal suo territorio, meno 6 dovuto al consumo dei cittadini. Quindi in sostanza, essendo ogni cittadino bisognoso di 2 unità di cibo, vi conviene fondare delle città che abbiano almeno 2 unità di cibo tutte intorno. Oppure una media, come vedete qua è 1 e 3. Continuiamo l'esplorazione intanto. Abbiamo trovato dell'argento anche.
Ed eccoci qua, abbiamo trovato l'ultima meraviglia naturale. Non sono ancora riuscito a vederla. E la missione è finita, molto molto semplice, era da ricercare e quindi a posto così. Torniamo pure al menu principale. E ci vediamo al prossimo tutorial. Io sono Ace the Brave. Namaste and be brave!